Ai tempi dei miei studi classici, io frequentavo il liceo classico Palmieri di Lecce e ero come molti dei miei compagni di classe che avevano scelto gli studi umanistici, particolarmente bravo nelle materie letterarie, italiano, latino, greco in modo particolare. Per contro, ero decisamente negato in matematica. Avevo un professore molto bravo, era un genio della matematica, ma non c'era verso perché io riuscissi ad impararla. Finiti i 2 anni del ginnasio, con il primo liceo cambiò il docente ed arrivò un professore che probabilmente non era preparato come il primo, ma che aveva un modo di insegnare completamente diverso. Ogni volta che spiegava la matematica, portava degli esempi, ci faceva comprendere il perché della rotazione dei solidi nello spazio e per quale motivo bisognasse calcolare, le superfici in un determinato modo, con degli esempi pratici. Bene, la differenza nel suo modo di spiegare la matematica, a differenza del primo, che era decisamente più preparato, mi fece innamorare della materia. E con il passare del tempo diventai uno dei più bravi della classe, al punto che all'esame di maturità scelsi di portare fisica, che era una materia che non avrei mai davvero potuto pensare quando avevo iniziato i miei studi, che diventasse una delle mie preferite. Questo dimostra come la maggior parte delle volte non è il che cosa viene insegnato che è al centro della relazione educativa, ma è il come. Il secondo professore, in un'occasione in modo particolare che ricordo molto bene, mentre spiegava un'equazione alla lavagna, commise un errore ed arrossì. Può sembrare incredibile, ma il fatto che si sia reso umano arrossendo a tutti noi della classe, che chiaramente iniziamo a ridere sul momento, eravamo ragazzi, avevamo 16-17 anni, ma ci permise di vedere l'aspetto umano della persona. Ecco, quante volte nell'insegnamento, nella relazione educativa, dimentichiamo di portare noi stessi, cioè finiamo per portare quello che insegniamo, ma dimentichiamo di parlare a studenti, di dialogare con loro e di doverci aspettare come feedback, al pari di qualunque altra forma di comunicazione, una risposta dagli studenti che se non comprendono non è per forza che siano negati in una determinata disciplina, ma probabilmente hanno dei codici d'accesso a quella materia che sono differenti gli uni dagli altri. Aspettarsi infatti che tutti gli studenti al termine della scuola siano bravi nella stessa identica maniera è pura utopia. Una classe è una piccola collettività, è una società in miniatura in cui ci sarà il dirigente pubblico, ci sarà il sindaco, l'avvocato, l'ingegnere, ma ci sarà anche l'artigiano, ci sarà l'impiegato, ci sarà anche colui il quale avrà più difficoltà ad affermarsi nel mondo del lavoro. Dipende indubbiamente dalle risorse individuali. Ma se il compito della scuola e quindi di una relazione educativa costruttiva è quello di valorizzare le risorse individuali, allora la didattica dovrebbe essere erogata in maniera tale da valorizzare i diversi talenti. Ognuno di noi, e questo lo dice Howard Gardner, che è uno dei precursori dello studio sulle intelligenze multiple, possiede un talento diverso da quello degli altri. C'è chi ha una predisposizione per l'arte, per la matematica, c'è chi ha una maggiore predisposizione, ad esempio, per le relazioni in classe. Lo stesso Gardner, nelle sue classi spectrum, poteva osservare come una bambina in particolare, pur non essendo particolarmente brava nello studio, era però abilissima nel consolare i compagni quando prendevano un voto basso, cioè era molto brava nella relazione, era una persona dotata di grande empatia. Allora, se occorre ideare una strategia educativa che porti ogni studente, dal bambino all'adolescente, a valorizzare al massimo il proprio talento,
Bisogna insistere non sul che cosa si spiega, ma sulla modalità in cui la didattica viene erogata. Spesso, tuttavia, la mancanza di consapevolezza rispetto al grado di simpatia che lo studente percepisce per l'insegnante impedisce all'allievo, allo studente, di esprimersi con il suo massimo potenziale. E quindi il voto basso, che può dipendere da tante ragioni, su cui non stiamo chiaramente ad indagare, dipende anche dal fatto che la relazione docente-discente ad un certo punto cortocircuita per via del fatto che si utilizzino dei codici diversi. In che modo una didattica può essere offerta in maniera trasversale? Portando appunto l'esempio, il sorriso, la passione con cui ognuno spiega la propria lezione, portando l'entusiasmo che ognuno ha di raccontare, di regalare ad una scolaresca la propria materia, che è ogni volta diversa. Altrimenti dovremmo interrogarci se abbia un senso fare la formazione e l'aggiornamento per un insegnante. Che cosa vuol dire aggiornarsi? Certamente non acquisire nuove informazioni sulla storia, sulla geografia, ovvero sulla geografia potrebbe anche accadere, visto che i confini degli stati si plasmano di epoca in epoca, ma la matematica è quella, la geografia in linea di principio è quella, la storia tanto di più. Allora, l'aggiornamento su cosa dovrebbe insistere? Dovrebbe insistere proprio sulla modalità in cui una lezione viene offerta, nella consapevolezza che alla base di qualunque relazione c'è una dimensione emotiva, che è quella dell'accogliere le difficoltà e le risorse differenti degli studenti, ma anche il bisogno dell'insegnante di farsi accogliere dagli studenti, sapendo che gli studenti hanno sempre voti più alti quando studiano con gli insegnanti più simpatici. Cioè, se io spiego una lezione e so rendermi simpatico, alternando un sorriso, un esempio, alternando, cambiando il ritmo della mia voce che fa catturare l'attenzione degli studenti, allora sarà più facile che i ragazzi si avvicinino di più alla mia modalità di spiegare quella lezione. L'aggiornamento, la formazione, oggi infatti, gioca molto su questo, cioè su come avvicinare l'insegnante alla modalità di interagire con gli altri, indagando, ad esempio, attraverso i linguaggi delle arti terapie, della creatività, qual è il vertice d'osservazione dal quale ognuno intende la giusta distanza rispetto agli altri. Ecco che scoprire di avere una distanza di un certo tipo, di percepire un certo tipo, fa sì che l'insegnante, che attraverso un laboratorio creativo scopra che le emozioni che trasmette non sono le emozioni di accoglienza che crede di trasmettere, lo faccia un po' ritrattare rispetto a ciò che crede che debba essere la relazione educativa. Gli fa acquisire un nuovo vertice di osservazione che è fonte di insegnamento e che gli permette di essere anche un insegnante più efficace. Queste informazioni, che da un certo punto di vista appariranno senz'altro provocatorie rispetto al ruolo del docente, ma in realtà non lo sono, perché nascono da una esperienza sul campo. Negli ultimi 15 anni, mediamente, io ho svolto formazione con operatori della relazione d'aiuto e anche con insegnanti in molte città d'Italia. E le criticità rilevate sono un po' quelle che in una circostanza mi evidenziò la dirigente di un istituto comprensivo della mia città. Parlando proprio dell'aggiornamento degli insegnanti, mi disse: "Ma l'insegnante oggi è stanco di tutte le attività di aggiornamento che gli vengono proposte, ma il più delle volte non si rende conto di come, con i tempi che cambiano, non può più resistere un modo vecchio di spiegare la stessa lezione. Cioè, con il cambiamento dei tempi occorre trovare degli strumenti che siano al passo, mentre molti degli insegnanti, questo è il riferito della dirigente scolastica, credono che una volta che conoscono la storia, la geografia, la matematica, e certamente la conoscono benissimo, a quel punto che non ci sia bisogno d'altro. Ecco perché insistiamo sulla conoscenza,
delle dimensioni emotive della comunicazione, che non sono meno importanti dei contenuti, anzi, la maggior parte della nostra comunicazione viaggia attraverso zone che sono nell'ombra della nostra vita. Solo il 10% della nostra esistenza è illuminato dai raggi del sole. Tutto il resto viaggia attraverso una via sotterranea. E non conoscere una via sotterranea con la quale ognuno di noi si rapporta agli altri può minacciare il sereno rapporto anche con gli studenti.